hanno i nomi più disparati ed in commercio se ne trovano svariati modelli per forma e dimensioni. Sono le reti per la miticoltura ai molluschi. Con essi si formano i pergolati, dove vengono allevati in acqua per 13-15 mesi i mitili. Ma il commercio ed i rivenditori specializzati non sono l'unico posto dove queste reti si possono trovare. Se ne trovano anche sulle nostre spiagge, soprattutto in inverno, e se ne contano a migliaia. Una recente indagine di Legambiente del maggio 2016, Beach Litter, su 47 spiagge italiane, nella top 10 dei rifiuti più comuni, la rete da acquacultura è al quinto posto ed è il 7,5% dei 33.500 rifiuti raccolti, una cifra impressionante. E Fano non è da meno in questo triste decalogo. Siamo andati a Sassonia e percorso un breve tratto di arenile ed in mezzo a vari rifiuti, per lo più di plastica, eccole lì, spiaggiate come tristi ricordi di ciò per cui sono servite, e ne abbiamo trovate a centinaia. Queste sono le reti che vengono utilizzate per la miticoltura, quindi per le cozze. Sono in materiale plastico, praticamente indistruttibili. Sono bastati pochi metri e una manciata di minuti per raccogliere tutte queste, ma dall'Istituto di Biologia Marina fino alla pista dei Coquart è uno scempio, è piena, la spiaggia è piena, l'arenile è pieno e il mare restituisce sempre quello che l'uomo purtroppo gli dà, e questo non è sicuramente un bel dare. Sono in materiale riciclabile, sì, ma non biodegradabile, e rimangono nell'ambiente per decenni, provocando un grave danno alla flora marina. Dovrebbero essere smaltite correttamente e non lasciate al loro destino o in balia delle mareggiate. L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato.